vuoi scommettere? Piccolo incidente per Stefano De Martino e Rossella Brescia, punto ospite a Vuoi scommettere? Stefano De Martino si esibisce in un ballo insieme a Rossella Brescia, ma qualcosa va storto. Dopo i primi passi di Mambo eseguiti correttamente dai due, in studio si verifica un piccolo incidente. Il ballerino solleva la danzatrice per fare una presa. Lei finisce a terra perdendo anche il microfono e Michele Hunziker chiede se sia trattato di una caduta. Anche De Martino spende due parole per commentare il momento. L'ex di Belen sdrammatizza così: a casa queste cose fatele col casco. Eppure Gerry Scotti ironizza con queste parole: se fa quella fine. Alla fine, il regista Roberto Cenci fa il suo e rimanda il replay della scena. Dalle immagini sembra tutto chiaro. Durante il ballo De Martino prende male la gamba della Brescia, la fa volare più del dovuto, e lei tocca il pavimento. E meno male che Scotti aveva presentato l'esibizione parlando di magico intreccio di bellezza, armonia e S-E-D-U-Z-I-O-N-E. Ecco il video. Stefano De Martino, su CANALE5 l'appello a fare un figlio. Lasciate accesa la TV e datevi da fare. Com'è ovvio che sia, su CANALE5 Stefano De Martino parla anche di scommesse. Alla domanda di Michele Hunziker, che gli chiede quale sia la sua scommessa vinta, l'ex marito di Belen Rodriguez stupisce tutti parlando di Santiago. Non pensavo, dice, di poter diventare padre così giovane, e invece l'ho fatto, e sono CONTENTO, aperte virgolette. Quindi, su CANALE5 De Martino chiude il suo intervento da papà rivolgendo ai telespettatori anche un appello a fare un figlio. Adesso, conclude. Tornate a casa, lasciate accesa la TV e tra una pubblicità, e l'altra datevi da fare, punto esclamativo, aperte virgolette.